Ciao a tutti, io sono Frico e bentornati sul mio canale per questo nuovo episodio su Monster Hunter Rise. Allora, nello scorso episodio abbiamo battuto un Kulu, un Volvaten, ha fatto una missione dell'arena e ora, teoricamente, dovremo completare le missioni di rango 4. Vediamo cosa ha da dirci Noah. Prima di fare tutto, che sennò poi mi dimentico, set oggetti, set 3. Ok, dopo tanta attesa finalmente è arrivata. Ho appena ricevuto la missione urgente per dare la caccia al Magna Malo. Di già, noi abitanti del villaggio ci occuperemo della furia, ci assicureremo che tu non abbia ostacoli. Non importa dove sarai o quale mostro affronterai, lo spirito di Kamura sarà sempre con te, sempre. Tutti questi discorsi seri mi hanno fatto venire una fame. Quando quest'incubo sarà finalmente finito, voglio festeggiare rimpiazzandomi di Dango con il dietro. Ho già la colina. Direi che non siamo pronti per il Magna Malo. Fuori controllo. Caccia un Basarios. Ok. Vediamo cosa costa Basarios. Mangia pasto. Paga in denaro. Niente. Opulenza. Numero di zenni. Vabbè, ci sta. Rasoio e potenza. Vai. Non è entrato neanche uno. Ok. Che sfiga. Forse sto impazzendo. Ogni volta che vado alle caverne laviche sento una voce strana. Mi guardo attorno e ci sono solo io. Nessun altro. Puoi andare a controllare? Non sono matto, lo so. Escavatore delle caverne. Va bene. Andremo a controllare. In the darkness of the night, fragrant blossoms bloom. As bandits prowl out of sight, a sudden resounding boom. This is not the mountain's roar. Do not be mistaken. Ok, da sottoterra. What seemed like rocks are rocks no more. And as soon as they awaken. È il Diablos di Monster Hunter Rise. Che figo! Ma è bellissimo! Basarios. Mi serve. Bomba grande. Va bene. Ok. Dopo questo episodio direi che ci toccherà fare il primo episodio di grinding. Se riuscissi ovviamente a capire dove devo andare. Facciamo così, va. Sono... Ah beh, stavo guardando la minimappa in una zona completamente diversa da quella in cui sono. Stavo guardando... Dall'altra parte non capivo. Ho detto, ma come si esce? Sembrava immenso comunque, eh? Vediamo quanto è grande in realtà. Ah beh. Abbastanza grandino. Concentrati sul bersaglio. È quello che sto facendo. Wow, che urlo lungo. Modalità ascia, eh? Figo. Me ne frega niente dei miei attacchi. Quello che ti puoi personalizzare le armi comunque. Perché nella pancia sei vulnerabile, però è molto pericoloso starti di sotto. Ovviamente. Corsa. E quella codicella è tagliabile. Chissà. Lo prendo. Nah.
E mi sa che contro di lui serve il martello. Ok, gli ho rotto qualcosa. Facciamo così, dai. Perché no? Occhio no, l'esplosione! Ok, non voglio trovarmi lì in mezzo. Dovrei arrivarci, no? Andando via? No, è arrivato il momento. Ci hanno dato le bombe. Perché non usarle? Ci aiutano comunque. Bravissimo. Tre passi esplosivi, eh. Chissà se la sua schiena sarà minabile. Sta scappando. E noi ne approfittiamo per affilare, allora. È molto lento, però. Se la prende con calma. Asura, è tempo. Questi di ossa. Ok. Dove è andato? Ok, è proprio qua. Prendiamo tutto quello che troviamo. Si è un po' calmato, sembra. No! Paralizzato! Qualcuno è stato bravissimo qui. Non so se sia stata Mei o Asura, però... Complimenti. 2, 3. Ora è il mio turno. Male questa, eh? Attenzione alla coda. Esplosione. Cosa ha fatto? Sonno. Scambio i colpi. Ci può stare. Attenzione. Sta incazzando, mi sa. Si rotola lui. Ma mi sa che è caduto. Cazzo. Non ne ha approfittato. No! Facciamo attenzione. Attacca e cavalca, certo che sì. Che figata. Vediamo quella roccia, se è dura. Sembra di sì. E questa? Beh, anche questa sembra dura. E quest'albero? Anche l'albero sembra duro. Ora. Gli ho rotto la faccia, mi sa, eh. Sì, gli ho rotto un corno.
finito. Ha un urlo lunghissimo. Ok, non volevo ucciderti. Cazzo, mi dispiace. Ho esagerato. Mi ero infuocato nella battaglia e quindi non ho visto che ci avevano già avvisato di stare attenti, di catturarlo. Sacca velenosa. Ne fai anche altre mosse di cui non, che non abbiamo ancora visto, eh? Un nitro. Che figata. Dell'erbeta. Non so se mi piace quella a fondo, perché contro i mostri deboli forse è un po' un casino farlo. Lo dobbiamo provare però, per vedere se ci troviamo bene oppure no. Ok, la coda, non male. Corazza, sacca velenosa, sacca fiammeggiante, sfera armatura e oltranza. E May ha preso delle ragnatele, non male. Alloggi multigiocatore, Kamura, rospo meccanico. Abbiamo già viste queste. Sì. Sarebbe bello però vedere quando sono proprio i saldi. Perché devi parlarci comunque. Dovremmo cominciare a portarci delle bombe botte, credo. Cavalca due mostri. Ok, facciamo così. Ranco 4. Pukei Pukei. E se lo facessimo nel prossimo episodio? No, vabbè, abbiamo ancora un sacco di tempo. Mangia, denaro, scambio, potenziatore e questo. Anche se lui non è molto... che sono entrati tutti, non è molto duro, diciamo, quindi la filatore non è che serva. Partiamo, sì. Progetto velenoso. La ricerca è tutto per me. Questo nuovo antidoto sarà il mio lascito. Per continuare a lavorarci ho bisogno che mi porti un esemplare di Pukei Pukei. Dovrei portare i tuoi antidoti, però. Eh beh, perché avvelena lui. Sarà un palo in culo. Oh, no, non voglio saltare. Ghiotto di funghi. Never mind the taste. Satiety is the goal. Not enough, not enough. The beast growls for more. Vabbè, adesso vengo io. Anything is game. For a true omnivore. Creatura famelica, Pukei Pukei. Sì. Siamo pronti. Allora, l'antidoto siamo già... Ah, non ne abbiamo nel menu di antidoto. Male. Ah, ne avevamo... Cosa ho sprecato? Ok, in questa zona. Quindi andiamo veloci. Ciao Pukei. La coda del Pukei, se non sbaglio, si taglia. Uno scambio di colpi.
105. Incominciamo a togliere parecchia. Questa è nuova. Usiamo i rimedi erboristici perché ci curano anche un pochino. Vabbè, quindi mentre che lanci tutto il suo succo in giro, io ti faccio saltare in aria, ok? Qualcosa. In realtà non mi dispiace questa mossa, eh. Accorcia anche moltissimo le distanze. Basta questa coda, dai. Cura? Completamente. Dove vai? Stai già scappando. Ma dove passa? Ah, vola. Ci ha baitato. Ce la facciamo? No. Culo. Così? Così sì, dai. Ok, guarda il territorio. Contro il Toby, non so se ti convenga, eh. No, Toby, devi spostarti. Attacca cavalca. Beh, io il Toby lo attacco. Comunque, le sue parti ci servono. Quindi, più residui. Meglio per noi. Vai! Leccalo tutto. Lo sputa? Sì. Ci sta. È andato via. Sono andato in zone differenti, meno male. Zona 10. Vettor bestia. La utilizziamo. Così si concentra su di me. Mi starei evitando un pochino. Io sono qui che voglio tagliarti la coda a tutti i costi. E tu te ne vai. Full fango, per favore. Codina. Mi sa che non ce la faccio a tagliargliela. Muore prima. Bravo. Parecchio, eh. No, Nullbacca cosa? Non fa un cavolo la Nullbacca. Ah no, me lo toglie il veleno la Nullbacca. No, infatti. Mi sembrava strano.
scaglia, non male. Io voglio quella coda, voglio quella coda, me la devi dare. Hai capito? Eccola qua, grazie. Ora, esausta, catturiamola. Non vai da nessuna parte. Posso prendere questo? Grazie. Dov'è quel bullfango? Guardate il Toby, è arrivato giusto in tempo. No, gli volevo sferrare un colpo. Ok, sta prendendo un po' di confidenza con l'arma. Aspetta. Ora, se non sbaglio, ci mancano le missioni secondarie, tra virgolette, perché abbiamo finito tutti i mostri di livello 4. Siccome non volevo incominciare a grindare in questo episodio, ma volevo fare un episodio specifico perché mi serve quell'arma da paralisi. Caccio un mostro grande, ok, obiettivo secondario, mettiamo sempre questo. Missione villaggio, livello 4. Ci vuole fegato, 5 budella di mostro, 12 pezzi di carbone, uccidi 10 arachnoid, caccia tutti i mostri assegnati. Ah dai, facciamo questo. Caccia, questi li uccidiamo? No, in realtà uccidiamo solamente l'Arzuros, che non ci serve più. Opulenza, potenziatore. E poi... resistenza, cosa fa lui? Resistenza acqua forse ci serve. Purtroppo non è entrata quella delle monete. Ok. Terzo incomodo. A destra un Arzuros, a sinistra un Tetranodon. Oh, e ci sei anche tu? Al centro tu? Che ne dici? Buona fortuna comunque, spero tu vinca. Ah, è un'arena! Ok. E allora... uccidi. Teoricamente. Ci dà il tempo però, eh? Avete visto? Ci dà il tempo per indebolire un po' l'Arzuros. Non lo manda subito. No, ho sbagliato assolutamente mossa. Faida, bravo. In realtà forse lo sapete che posso carvarli. Perché non è una missione arena. Siamo nell'arena, ma... come se fosse una missione speciale. No, non rubarmi il miele. Ah, non ne avevo, ok. Meglio... aia. Ehi. Vai da bravo. Ci ha fatto volare. Ma è potenziato questo Arzuros. Sì. Per favore. Ok. Eccolo qua. In realtà dovrebbero combattersi anche fra di loro, eh? Quindi
È bravo. Cerchiamo di cavalcare il Tetranodon per uccidere l'Arzuros. Barriera pronta farà 20 secondi, quindi le posso separare. No, eliminiamo l'Arzuros e basta. Cosa vuoi fare con quella pietra? Che mi stanno facendo del male fisico pazzesco. Per fortuna che ero stordito, se no sarei avrei fentato. Cioè avevo invisibility frame per la caduta. Non andare neanche a vicenda. Non sembrano volersi fare del male fra di loro, però. Ah no, invece sì. Attacca! Attacca! Cavalcalo! È arrivato il tuo momento! Attacco normale. Attacco potente. Boom! È arrivato il tuo momento! Attaccalo! 26, 26. Che tristezza questi attacchi. Vediamo se ci danno residui belli. Sì, carapace, carapace, carapace. Carapace pelle, carapace, pelle, carapace, carapace. Non si è arrabbiato. Ok, l'Arzuros è morto. Un attimino. Now's my chance to loot and carve. Tanto lui cosa gliene frega. Aia, gliene frega. Si è sentito offeso. Ok, sono tutto tuo adesso. Cosa? Da soli non li fate più gli sbruffoni, eh? Peccato. Bene lo stesso. L'ho colpito, non male. Ci spostiamo. Boom. Non l'ho beccato. Aia! Stronzetto. Bravissima May. Secondo me sono un po' potenziati, eh. Stanno creando un po' di problemi. Ok, possiamo catturarlo, secondo me. Perfetto.
Caccia tutti i mostri. Cacciato. Il Deltrana non era il più grande, ecco perché forse ci stava facendo così male. Posso usarla anche tipo per... sì. Figata. Ah, però non la posso sorpassare. Fatta apposta. Ok, abbiamo tempo per qualche missione più corta. I miei arcenali sono tornati. Perfetto. Bisogna capire se c'è un modo per vedere fisicamente dalle mie zampe la tua tasca. Ok, dammi la bacca, la ghiglianda. Grazie. Allora, i miei arcenali sono tornati. Parliamo. Fungo paralizzante. Scarti di insetti, ci sta. Scarto Barrot, ok. Barrot corazza, scarto Barrot. Le destinazione. Dai. Sempre loro. Willy, Arnold, Sara e Lola. Cavolo, avrei dovuto usare una ghiglianda. E vabbè. Ok, facciamo così. Diamo una ghiglianda. Dovrebbe essere un fire tutti gli allenamenti. Adesso tempo di fare nuove armature per i feline. E canine per i nostri compagni. Cadaci. Resistenza a tuono. Mi dà qualcosa di più. Cappuccio, stile armatura. Attacco taglio. Ah no, mi dà, quello è l'attacco. Difesa. Ho uno scarto cadace e basta, però. Posso fare solo un pezzo. E poi? Ratian. Perché no? Arma slip. Ci sta. Un po' bruttino, però ok. Ora. Non ho nulla per te. Questo è figo. Bishetan. Ah, perché no? Arma? Posso fare qualcosa? Sembra che fosse più forte di quella, sì. Avevo quella dell'Arzuro, sa ancora. In realtà, sai cos'è? Prendi questa. Poi vedremo anche di chiacchierare per vedere se ci danno delle, se ci dicono cose particolari. Magari ci aiutano. Ci danno qualche consiglio. Ok, ci vuole fegato. Terzo incomodo. Usciti 10 arachnoid, facciamo. Dai. Mi serve quel dango. Non ci serve niente di che, tanto. Peccato. Proprio quello che ci serviva per fare più soldi non ce l'ha dato. La missione migliore. Mio papà è il migliore. Voglio fare i guanti migliori del mondo. La mamma dice che le tele arachnoid sono le migliori. Quindi puoi cacciarne qualcuno per me e portarmi la tela. Grazie. Bambina premurosa. Va bene. Facciamo rapidi. A proposito, è un'altra mappa questa. Lanterni insetto. Quindi sono qui le cose che mi servono. Devo solamente trovarli. Erano lanterni insetto e qualcos'altro che non mi ricordo, che hanno nomi particolari. Arachnoid, sono qua. Uno.
Scappano? Ah, non stanno attaccando? Wow! Che coraggio! È da bravo! No! Me li fatti scappare. In realtà penso di essere stato io, però. Dai, lasciami in pace, per favore. Ok. Allora, li lootiamo dopo. Ho paura che scappino. Riuscite a prenderli, ovviamente. Quattro. Ok, meno male che di noi non hanno paura. Così facciamo in fretta. Perfetto. Seta. Seta. Chissà se me li posso fare anch'io i guanti di Arachnoid. Fluido di mostro. Andiamo dagli ultimi. Ah no, sono quattro là. Vabbè. Facciamo comunque in fretta. Eccola qua. Lanterna insetto. Chissà se lo devo solamente tenere. Adesso vediamo come funziona esattamente. Ok, due colpi. Quale stanno combattendo? Uno e due. Lo sterminatore di ragni. Ok, vai. Peccato. C'è un altro lì. E poi ce ne manca uno. Ma che non vogliamo andare direttamente là sopra e ne ammazziamo due veloci. Ah, qua sotto più che là sopra. Beh, è comunque un sopra. Facciamo così. Ho detto facciamo così. 9. Guardalo, guardalo, guardalo! Non ce la posso fare? Perfetto. E abbiamo fatto. Che ha fatto un volo pazzesco. Prendiamo. Scarafuoco. Arachnoid. Ah, qua su c'è qualcosa, forse. Vediamo. Esploriamo in questi 40 secondi. Mi piace moltissimo, in realtà. Cioè, è forte per combattere, però per fare questa roba... Per carità. E qua? Si può andare? No. Forse è un luogo dove... Ah, è May. Pensavo fosse un insetto strano. È un luogo da dove arrivano i mostri. Per scappare. Ok. Quindi nel prossimo episodio finiremo queste due missioni che ci mancano. E poi direi di farmare per quell'arma paralisi. No, vendi tutto o niente, mi serve.
Ok, figo. È vero che l'abbiamo già usata questo sistema di mi piace. Ok, perfetto. Al mercato e al negozio della Gilda sono in corso i saldi. Ne approfittiamo, no? Ne approfittiamo, sì. Pazzito. Facciamo 10. Lotteria, paga in denaro, 500 zenny, perché no? Premio. Seme demoniaco, seme difesa, sfera ciacante, bomba sonica e bistecca. Perfetto. Va bene ragazzi, io direi di chiudere qua questo episodio. Noi ci vediamo al prossimo, sempre qua, sul mio canale. Ciao a tutti. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi e lasciate un mi piace. Noi ci vediamo sempre qui, sul mio canale, con il prossimo video.